Ciao ragazze, questo è il tutorial per la ricostruzione dei piedi e userò il monofase. Premetto che i miei piedi sono sceni e in più ho preso due botte sugli alluci, quindi un po' di comprensione. Questo è il risultato. Iniziamo limando leggermente la superficie con una grana molto fine. Passate il buffer per opacizzare. Pulite con la spatolina i rimasugli dell'unghia. Dopodiché prendete lo spingicuticole, la pietra pomice, e passate sulle cuticole. Prendete il solito bastoncino spingicuticoli e spingete indietro le cuticole. Passate il cleaner per pulire un attimino i rimasugli di cuticole e varie cose. Prendete il primer e passatelo su tutta l'unghia naturale. Mi raccomando, non in quantità abbondanti. Utilizzo il monofasico della Nail Design, quindi prendo un po' di monofasico e faccio il primo strato, sempre senza toccare le cuticole, come vi ho insegnato anche per le mani. Vi dico è uguale, potete usare anche il trifasico, in questo caso mettete il base come sapete, come avete sempre fatto. Va in lampada e lo tengo 2 minuti. Dimenticavo la quantità abbastanza abbondante, in quanto questa è l'unica struttura che si ha sui piedi, perché non si fa la bombatura. Passate col cleaner. Dopodiché creo la French prendendo ovviamente il gel da French e faccio la righettina. Io come sempre anche per le unghie dei piedi la faccio un filino più alta per far sì che quando l'unghia cresce non vedo il distacco. Prendete un pennello pulito e passate il bordo per delineare meglio la French. Anche questo gel va in lampada 2 minuti. Prendo il cleaner e pulisco le unghie. Visto che ho queste botte, uso il make-up che ha un coprente e gli do due o tre passate per cercare di far vedere meno il nero della botta. Mi raccomando, il make-up non mettetelo sopra la French, infatti come vedrete qua io lo passo sopra la French ma poi con un pennello pulito ripasso il contorno della French per togliere quel colore rosato. Ora vi potete sbizzarrire con la nail art e io in questo caso ho preso degli sticker, i miei soliti sticker tattoo, e ho ritagliato la farfallina.
Mi raccomando, gli sticker non toccateli mai con le unghie e prendete una pinzetta, in quanto poi rimarrebbe il segno. Decido la posizione e lo appoggio, facendolo aderire perfettamente in tutte le sue parti, senza far sì che si veda la righettina dello sticker. Dopodiché prendo un altro sticker, in questo caso uno sticker a fiore, e lo attacco di fianco. Prendo una puntina di gel base e lo utilizzo per, o di monofasico, vedete voi, e lo utilizzo per attaccare gli strass. In questo caso uso di due colori, l'argento, che serve poi anche il trasparente, e il rosa. Per abbellire di più le altre unghie faccio un puntino con un gel colorato viola. Vi ricordo che ovviamente se usate i gel poi dovranno stare in lampada almeno 2 minuti per catalizzare. Come ultimo passaggio prendo il sigillante e sigillo il lavoro, sempre senza toccare le cuticole o metterne troppo. In lampada 4 minuti e dopodiché dovete sgrassarlo. Ecco, questo è il risultato più da vicino. Ciao ragazzi, un grosso bacio, spero che il video vi sia piaciuto. Ciao ciao!